Buongiorno e benvenuti a questo Tech Talk, il cui argomento è la robotica umanoide. Un tema di cui si parla molto, ma che possiamo affrontare qui con due capi esperti. Io sono Riccardo Dani, sono un giornalista, divulgatore scientifico e da sempre mi occupo di robotica. Ma qui di fianco a me c'è Fabio Puglia. Buongiorno. Chairman di Oversonic, una dinamica azienda dell'intervallo milanese che ha sviluppato una nuova idea di robot umanoide. E al suo fianco Bruno Siciliano, che è uno dei grandi nomi della robotica italiana, docente all'Università di Napoli Federico II, fondatore di un laboratorio di ricerca che Plasma Lab è uno dei più importanti d'Italia e anche un nome conosciuto a livello internazionale. Ecco, perché robotica umanoide? Diciamo che questo è il tema che accomuna i nostri due ospiti. Bruno Siciliano è un ricercatore a tutto tondo, nel senso che lavora sullo sviluppo di robot di vario tipo, dai droni capaci di manipolare alla robotica chirurgica, ma uno dei suoi progetti più importanti è senza dubbio Rodiman, il robot pizzaiolo che qualche anno fa ha rubato molti titoli sui giornali. Ecco. Quindi volevo chiederle innanzitutto di raccontarci brevemente che cos'è Rodiman e perché un robot umanoide pizzaiolo. Rodiman è stata una sfida da un lato tecnologica, perché chiaramente un robot dalle sembianze umanoide che ha un torso, una testa sensorizzata, due arti, pone una serie di problematiche molto più complesse rispetto al singolo braccio. Però è stata anche una sfida in qualche modo legata alla socializzazione del concetto di robot e come questo può essere percepito dalla persona comune. Perché? Perché il benchmark che noi prefigurammo quando sottomettemmo la proposta al bando di Advanced Grant del Consiglio Europeo della Ricerca era sfidare quella che era la manualità e la destrezza dell'essere umano. Ed è chiaro che la destrezza di un essere umano è superiore a qualunque altra creatura vivente. E quindi ci inventammo quasi come una sorta di espediente mediatico che poi non era solo, diciamo, per conquistare la scena dei media, ma anche con un obiettivo ambizioso, essendo un laboratorio alla Federico II a Napoli. La pizza è sempre stata un'icona della cultura gastronomica napoletana e tra l'altro avevamo anche la fortuna che nel corso del progetto fu proclamata patrimonio dell'UNESCO, quindi questo aumentò il numero di titoli, diciamo, e la cassa mediatica di risonanza verso il progetto. Però l'idea era anche legata a un concetto di heritage, cioè il fatto di poter utilizzare la macchina per tramandare un'arte, in questo caso la manualità, la destrezza del pizzaiolo nelle varie fasi di lavorazione della pizza, alle generazioni future. Da giornalista ho viaggiato molto nei laboratori di ricerca e robot umanoidi li ho visti esclusivamente nei laboratori, insomma. Contornati da scienziati che cercavano e si sforzavano di fargli fare qualche cosa. Invece, Fabio Puglia, il vostro robot è un robot umanoide pensato per agire concretamente nelle imprese e nell'industria. E questo salto che fino adesso mancava. Era una grossa sfida, soprattutto all'inizio, nel capire come un insieme di tecnologie e come il punto di equilibrio, perché Robi alla fine è un punto di equilibrio tra una piattaforma cognitiva della computer science, della system integration, di sistemi che sono stati sviluppati nel corso degli anni per applicazioni di carattere industriale, diciamo così, più standard, piuttosto che emergenti da nuovi settori quali i droni, l'automotive. Quindi il grosso dell'investigazione iniziale è stata quella di capire se fosse possibile, ripeto, avendo alle spalle grandissime esperienze a livello di ricerca operativa e molte delle quali in Italia, se fosse possibile trovare un punto di contatto e di equilibrio per permettere a questa macchina di emergere
e di andarsi ad attuare operativamente in campi nei quali c'è ancora molto bisogno di affiancare oppure di sconnettere l'operatore da attività che oggigiorno non andrebbero fatte da operatori. E ce ne sono veramente tante che possono essere interpretati con un mix di cognitività a campo della macchina e di capacità autonome di manipolazione, per cui si riesce a costruire un percorso graduale di impegno di queste macchine che sono in grado pian pianino di tunarsi sempre di più rispetto alle attività e di permettere anche all'ambiente circostante alle macchine di adeguarsi a questa nuova visione di macchina, in modo tale da pian pianino arrivare a una convergenza dei due, tale per cui queste macchine poi a un certo punto si inseriranno definitivamente nel tessuto, diciamo, industriale prima, sociale poi. Perché la forma umanoide? Nel rispondere prima mi hai già detto una serie di cose, ma mi viene sempre in mente un'intervista che feci anni fa a Colin Engle, che era ex ricercatore dell'MIT di Boston, uno dei fondatori di iRobot, che è stata, diciamo, l'azienda che per prima ha portato un robot nelle case di tutti, il robot aspirapolvere, quel disco che ci gira per casa. E allora era molto viva la polemica tra i sostenitori degli umanoidi e i sostenitori di un altro tipo di robotica. Lui era tra questi secondi e mi spiegò perché. Dice: il robot umanoide è difficilissimo da progettare. Se voglio pensare a una killer application, penso a un disco alto 20 cm che mi si infila anche sotto il letto e mi pulisce tutta la casa. Invece voi avete scelto una strada diversa, cioè portare l'umanoide nell'industria non è una cosa scontata, ma perché? Qual è il vantaggio del robot umanoide rispetto a un altro pezzo di metallo animato come può essere un altro robot industriale? Allora, il robot umanoide è una chiave di lettura, è un passepartout di apertura di un canale di comunicazione tra il mondo delle macchine e il mondo degli uomini. Il fatto che sia umanoide ti permette di aprire un canale operativo e relazionale d'amblè, ti viene gratis, tu lo riconosci come qualcosa con il quale inevitabilmente devi avere una relazione. Io faccio un esempio molto pratico: quando abbiamo fatto una delle primissime presentazioni di Oversonic, c'era nella preparazione il nostro robot senza la testa e c'era una famiglia giapponese, papà, mamma e bambina, che passeggiavano del tutto incurante del robot. A un certo punto i miei ragazzi armeggiano, montano il collo, accendono gli occhi del robot. Ecco, io una soddisfazione, poi i tre giapponesi così di fronte al nostro robot umanoide esterefatti dalla mobilità degli occhi e della testa. Allora, l'umanoide è un passepartout, accende un valore relazionale e questo è un tema che solo così puoi attivare. Dopodiché la forma umanoide è una delle forme possibili ed è una delle forme che si può ben adattare a tutta una serie di operatività, ma che non è l'unica né deve essere l'unica e non è la forma definitiva. Non confondiamo quella che è l'ottimizzazione totale della forma di una macchina a multigiunto rispetto a questo tipo di approccio umanoide. È una delle forme possibili e il fatto, per esempio, di aver scelto una mobilità su ruote rispetto alla quale noi uomini andiamo, perché noi che abbiamo le gambe continuiamo a inseguire la mobilità su ruote, ci siamo costruiti le macchine, i pattini, continuiamo ad andare verso le ruote che hanno evidentemente su, come dire, pavimenti piani e situazioni più gestibili una grande efficacia. Quindi la robotica umanoide porta con sé questa passepartout relazionale e poi un'operatività efficace nel momento in cui utilizzo le ruote e non cammino, che è un elemento di grandissima complicazione quello del camminare. E poi porto con me il fatto che il mondo circostante è fatto per uomini che hanno due braccia e due gambe e quindi l'operazione che facciamo ottimamente con Bruno, che Bruno ci sta aiutando a sviluppare, è che la manipolazione a due braccia si inserisce perfettamente nella configurazione delle soluzioni che abbiamo nel nostro mondo quotidiano. Con l'industria 4.0 noi abbiamo, diciamo, introdotto con la digitalizzazione il concetto di cobot, cioè il concetto di robot cooperante.
Bene, nel momento in cui parliamo di cobot, la cooperazione non è solo un fatto di sicurezza, cioè il fatto di utilizzare un singolo braccio manipolatore all'interno dello stesso spazio in cui l'utilizzatore opera, ma è anche il fatto, il cobot, cioè il cobot plus, è quello che collabora con l'essere umano. Nel senso, non è solo un fatto di sicurezza, di impatto, di garantire così, diciamo, l'evoluzione naturale è quello di poter pensare a dei task in campo industriale in cui un domani possiamo rendere intercambiabili le macchine e gli esseri umani. E il fatto che un essere umano, anche nella un punto importante, la manualità non è che scomparirà, perché ci sono delle applicazioni che sono, diciamo, necessariamente quelle più destre, quelle più articolate fatte dall'uomo. Però una base di supporto può essere dato da un robot cooperante, coadiuvante, e a questo punto viene naturale pensare che se io devo fare una operazione di manipolazione, quindi toccando, quindi afferrando in comune un oggetto tra un essere umano e un robot, e la scelta di una struttura articolata tipo robot umanoide è quasi obbligata. Però questo va, diciamo, pone anche delle sfide a livello tecnologico di pensare a un eventuale riprogetto. Cioè, lo dicevo prima, non è solo il fatto di prendere, uno potrebbe pensare di fare un robot umanoide. Con la sfida di Rodiman noi ci rendemmo conto dei limiti nel momento stesso in cui volevamo utilizzare dei robot. Noi abbiamo preso due robot industriali di una nota casa tedesca, abbiamo realizzato lo chassis, il torso, abbiamo realizzato la testa sensorizzata, poi ci siamo accorti che con quell'hardware a disposizione non potevamo fare il volteggio che un pizzaiolo napoletano in una pizzeria napoletana riesce a far volteggiare il disco di pizza per renderlo sempre più sottile e così via. Perché? Perché in quel caso il limite era l'attuazione elettrica, ci voleva un'attuazione pneumatica. Allora, diciamo, la sfida è significativa. Perché? Perché pone anche delle scelte che uno deve pensare a livello tecnologico, di ripensare la struttura meccanica, di ripensare l'uso dei materiali, che tipo di riduttore vado a utilizzare, che tipo di sensori vado a utilizzare. E il fatto di contestualizzare queste scelte progettuali a un ambiente che a questo punto veramente abbiamo il concetto, come a me piace parlare di robotica antropica, e la robotica antropica non è solo quella della robotica sociale di assistenza, come, cioè non è solo Alexa, Siri, il linguaggio, è anche l'interazione fisica. E allora nel momento in cui io ho un ambiente in cui ci sono esseri umani e macchine, è ovvio che il concetto di robotica antropica porta a delle scelte tecnologiche che riguardano la riprogettazione di una macchina che è pensata per essere utilizzata dall'essere umano. Cioè il robot che loro stanno sviluppando è un percorso che mira verso una struttura che sia fruibile dall'operatore in una maniera, come io lo vedo da ricercatore, empatica, naturale, al punto tale che io poi posso avere la stessa intercambiabilità, fermo restando però un concetto che poi è quello del rispetto delle leggi fondamentali della robotica, cioè il fatto che poi è anche insito nell'etimologia di lavoro subordinato della macchina all'uomo del termine robota, cioè il fatto che poi nella cooperazione è la macchina che si va ad adattare alle caratteristiche dell'uomo. Io, se devo citare la mia esperienza, ho imparato che sui robot c'è una narrazione giornalistica che li descrive come macchine cattive e che descrive gli operai come, o gli addetti delle aziende come nemici dei robot. E poi ho scoperto che le cose non stanno proprio così, perché quando si va nelle aziende più automatizzate si vede come gli operai che sono formati a utilizzare queste macchine siano in realtà molto contenti di utilizzarle. C'è qualcosa che avete visto nell'interazione tra il vostro robot e le persone
inaspettato, che secondo voi aggiunge qualcosa in più e che dovrebbe essere preso in considerazione dai manager delle aziende che magari in questo momento sono titubanti nel portare all'interno delle loro mura una macchina che ricorda le sembianze di uomo? Ma quello che succede spesso è nel primo approccio la necessità da parte dell'interlocutore di capire questa macchina come va utilizzata. Però uno degli elementi portanti di questa, diciamo, nuova generazione di macchine è la cognitività, cioè la capacità della macchina di acquisire dei dati dall'esterno e di analizzarli in senso, diciamo, critico. E questo cambia molto il paradigma e la relazione tra l'uomo e la macchina. Uno dei motivi, secondo me, per cui i cobot non sono entrati ancora pienamente sul mercato, era quello che diceva Bruno prima. Cioè, io ho una macchina che si relaziona a livello di coppie con l'operatore, ma non ha un vero e proprio interscambio, diciamo, per cui i due collaborano all'interno di un ambiente condiviso e cognitivo. Ecco, il grosso passaggio è questo. Quando l'operatore inizia a capire che la macchina autonomamente, quindi attraverso degli algoritmi che ha, riesce a interpretare dei dati a campo e quindi a essere autonoma. Questo vuol dire che i due iniziano a fare un percorso parallelo. Io do un input alla macchina, do un output che diventa input per la macchina che a sua volta mi dà un output. E quindi questo innesca una modalità nuova. Non è più, come dire, un dialogo su due binari che scorrono paralleli ma che non si intersecano. Per cui quello che è molto interessante è anche come si vanno a ridisegnare i task operativi tra uomo e macchina, dove non succede che la macchina viene delegata a fare completamente, rivedendo completamente il ciclo, ma dove i due si vanno a integrare. Quindi il robot dà degli input, la macchina li riceve, li analizza e dà degli output. E questo è estremamente interessante e poi molto spesso ci mette di fronte a delle scelte operative che all'inizio non avevamo pensato. E quindi andiamo a interpretare questi task in maniera completamente nuova. Bruno giustamente diceva prima, non è più un manifatturiero, cioè quindi la manipolazione che poi diventa operatività, ma è una specie di robot fatturiero, cioè è una rivisitazione comune del task tra uomo e macchina, dove i due in qualche modo dialogano sullo stesso canale, allo stesso livello. E questo permette a campo di rivedere i cicli operativi e le modalità in maniera molto evoluta. Allo stesso tempo si riescono a collezionare grandi quantità di dati e con quella quantità di dati si fa un ulteriore passo nello sviluppo e nell'ottimizzazione del sistema, perché poi uno dei grossi obiettivi è ottimizzare i sistemi. E questo devo dire che ogni volta è molto interessante e genera poi anche delle operatività di automazione intermedie che non sono necessariamente legate all'umanoide, ma che mettono invece in condizione l'umanoide di interagire in maniera performante con gli spazi intorno a sé. Ecco il fatto per cui la robotica umanoide non esaurisce da sola il campo delle possibilità e dell'applicazione. E questo è molto interessante. Da un punto di vista relazionale, una cosa simpatica è il fatto che quando vedi due operatori parlarsi, diciamo, hanno sempre una relazione tipicamente degli uomini. Io parlo con te e cerco di capire tu cosa pensi di me. Con la macchina questo non avviene. La macchina nostra è in grado di avere una sua parte vocale, quindi autogenerata, ma loro con la macchina parlano completamente in libertà. E questa relazione fa ridere perché parlano in maniera più diretta ed empatica con il robot umanoide piuttosto che col proprio collega. Ed è in qualche modo una nuova forma di socialità, tant'è vero che alcune aziende me lo stanno chiedendo per la parte di post vendita. Il customer service, che è sempre una zona dell'azienda molto stressata, molto tesa, ecco, la presenza di un robot li mette in condizione di avere delle risposte molto veloci e mirate nella richiesta di andare a pescare da una banca dati molto complessa un dato, ma nello stesso tempo crea una nuova socialità con una macchina che dà loro dei feedback, degli input e quindi diventa una macchina realmente collaborativa. Questo tema della collaboratività della macchina è centrale e intorno a questo ci sta tutta l'elaborazione sensoristica dei dati che arrivano dal campo.
Quindi sono macchine che sono molto rivolte verso il campo, nell'acquisire il dato e capire cosa farne. In merito al discorso della cooperazione, no? E il fatto di avere una macchina che cooperi attivamente con l'essere umano, un punto importante a favore dell'aspetto antropomorfo è anche quello legato alla intuitività di poter sviluppare un'applicazione. È un poco il concetto del plug and play, nel senso che se l'operatore avesse a che fare con una macchina, e questa è veramente un passo avanti rispetto a 15-20 anni fa, in cui noi eravamo portati a vedere la tecnologia, tutto il mondo tecnologico, un qualcosa di nettamente differente, cioè di distinguere il confine tra gli esseri umani e la tecnologia. La robotica, attraverso, diciamo, l'animazione, attraverso l'azione fisica, porta una dimensione in più rispetto alla parte percettiva e alla parte, diciamo, di intellettiva, no? Possiamo dire. Per cui nel momento in cui c'è questa dimensione aggiunta, l'intuitività, il fatto di puntare un domani che ci sia un oggetto che sia parimenti plug and play come questo, nel senso che io lo vedo e lo utilizzo, perché? Perché qua c'è comunque un contesto di soft touch, io so che questo è un terminale e questo mi basta di capire come poter smanettare e poter utilizzarlo. A volte io faccio un pochettino il paragone dei videogiochi, cioè rispetto a uno di questi strumenti, il videogioco, che poi insomma è stato, come dire, premonitore di diverse, cioè lo sviluppo delle interfacce aptiche è avvenuto anche grazie ai videogiochi. Il gaming è un altro mondo, diciamo, come dire, molto molto intrigante. Allora, nel momento in cui io voglio utilizzare una tecnologia, per esempio a distanza, pensiamo al concetto della realtà virtuale, della realtà aumentata. Ultimamente ho sentito anche parlare del concetto, correggimi se sbaglio Riccardo, di U-City, il concetto di città ubiquitaria, no? Il fatto che uno può rendere un ambiente diverso, cioè il fatto di vivere, come dire, in una realtà virtuale, una realtà aumentata. E la realtà aumentata perché è un qualche cosa che con una breve fase di training uno si immerge e attraverso uno di quei dispositivi, uno dei visori Oculus, sembra di vivere in un'altra dimensione, perché c'è il fatto della immediatezza, della intuitività. Allora, tornando con i piedi per terra, tornando all'ambiente, diciamo, di lavoro, qualunque sia, industriale oppure anche in uno studio di design, in uno studio, il fatto di avere una macchina che abbia l'aspetto, le sembianze e le capacità sensomotorie simili a quello dell'uomo, abbrevia, facilita la fase di training e la fase, diciamo, di abituarsi, il fatto di sviluppare una naturale empatia con la macchina. Questo secondo me è un'altra chiave di lettura importante che spinge a favore della realizzazione, diciamo, di macchine. E tra l'altro, rispetto alla matrice culturale, filosofica, religiosa, io qua ci vedo da ingegnere un vantaggio tecnico nell'avere un contesto, cioè non è solo un fatto culturale, un fatto di abitudine, di società, ma c'è un fatto funzionale nei confronti dell'uomo e anche di migliorare quella che poi è l'accettabilità di queste macchine, nel senso che per esempio nell'assistenza agli anziani, i nostri colleghi che lavorano sulla social robotics per quanto riguarda l'assistenza agli anziani e anche quella, diciamo, della cura delle forme precoci di autismo dei bambini, si è visto che gli anziani e i bambini hanno molta più empatia e facilità di interagire con una macchina che abbia un aspetto antropomorfo oppure un aspetto zoomorfo. Perché? Perché da un punto di vista terapeutico rappresenta un valore aggiunto. Questo è un tema molto importante perché introduce il discorso della forma del corpo che dà forma all'intelligenza. Cioè noi
come specie siamo diventati intelligenti, così siamo così intelligenti, come ci piace autodefinirci, poi si può anche discutere, anche perché abbiamo un corpo fatto in una certa maniera. Allora, nel dibattito attualmente in corso sul fatto che sia superiore l'intelligenza artificiale oppure la robotica, che cosa si può concludere? Che forse questo è un dibattito fine a se stesso, in realtà le due cose si incontrano e creano qualcosa di più funzionale, di più importante. Qual è la sua opinione? Poi io chiedo anche a Fabio Puglia. Infatti io sono molto interessato alla risposta di Fabio, insomma. Io posso dire che io spesso parlo, quando mi capita di fare qualche talk un pochettino più divulgativo, no? Così. Spesso parlo di una dicotomia tra corpo e mente, e parlo di faccio l'esempio di due filosofi greci, Aristotele e Anassagora. Aristotele era centrato, tutte le sue teorie sono human centric, sono centrate sull'intelligenza dell'uomo e sulla superiorità dell'intelligenza dell'uomo, che quindi come essere intelligente ha sviluppato anche la capacità di manipolare, ha sviluppato il suo corpo attraverso l'intelligenza. Anassagora era della teoria opposta, nel senso che l'uomo è diventato intelligente. Anassagora era per il bambino che impara a interagire con il mondo tastando e toccando tutto. Anassagora era per l'importanza del senso del tatto, no? D'altra parte, in questo spirito di forte contaminazione che noi stiamo vivendo nella robotica attuale, che riguarda non solo l'intelligenza artificiale ma tanti altri contesti, i nostri amici neuroscienziati hanno dimostrato, con il concetto del cortical homunculus, come tra i sensi dell'uomo più importanti che noi vorremmo poi replicare nelle macchine, il tatto è addirittura più importante della vista, cosa che uno non sarebbe portato a pensare in prima battuta, tant'è vero che le persone che hanno disabilità visive hanno un tipo di vita e anzi sviluppano gli altri sensi con prestazioni maggiori di quelle delle persone che sono, diciamo, normalmente dotate del senso della vista. Quindi, tornando a questa sfida, non a caso con Antonio Bicchi, che è il presidente dell'Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti, che in qualche modo raccoglie tutta la comunità italiana robotica, e ci tengo a sottolineare, non solo per la parte scientifica, ma anche per la parte industriale, per la parte dei centri di ricerca e per la parte delle start-up e dei system integrator. Noi abbiamo una comunità variegata, che tra l'altro, io che sono docente universitario, io sono un controllista perché sono un docente di automatica, non sarebbe un autogol pazzesco pensare di approcciare la ricerca in questo settore solo con le competenze di controlli automatici, perché non è così. Grazie, ora da 4 anni a questa parte, noi siamo consorziati in AIRIM, e in ambito AIRIM con Antonio abbiamo pubblicato un commento su Nature Italy un paio di anni fa, credo un anno e mezzo fa, in cui abbiamo parlato della naturale transizione dal un ventennio, un trentennio di tecnologie dell'informazione, IT, oppure se preferiamo possiamo parlare di ICT, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, verso quello che noi abbiamo creato come acronimo IAT, cioè tecnologie dell'interazione, dove la A di azione è volutamente in maiuscolo per fare un acronimo differente da IT, ma anche per enfatizzare, per sottolineare l'importanza dell'azione fisica. E quindi stiamo vivendo questa transizione, tanto per declinarla in termini di computer science, da quella che è l'Internet of Things all'Internet of Skills, cioè il fatto di avere la possibilità di riprodurre. E quindi quando si parla di banca dati non è solo dati statici, immagini e video. Proviamo a replicare la sensazione del tatto, cioè quella del bambino di Anassagora, cioè il fatto della manipolazione. Ed è chiaro che una skill umana è tale perché io riesco a fare la fusione sensoriale naturale tra tatto e visione. Un chirurgo che opera con il Da Vinci, con il sistema per la chirurgia robotica, perché riesce a fare la chirurgia dei tessuti molli? Perché si basa sull'esperienza e sul fatto che
Per anni lui ha fatto la open surgery oppure ha fatto la chirurgia laparoscopica e quindi ha imparato a sentire la consistenza di, per esempio, di una massa cancerosa attraverso il contatto. Infatti la scommessa ora è con i nuovi chirurghi specializzandi, quelli che hanno imparato la chirurgia direttamente come chirurgia robotica, perché non hanno questa integrazione, questo percorso di crescita che ha fatto il chirurgo che potrebbe essere mio coetaneo. Quindi, tornando all'aspetto, piuttosto che pensare che se io indossassi il cappello di robotica sarei portato a dire che l'intelligenza artificiale è una delle tecnologie abilitanti, punto. Se io indossassi il cappello dell'intelligente artificiale, dell'esperto cognitivo, direi che la robotica è una delle applicazioni, mentre invece, secondo me, come tu giustamente sottolineavi, è proprio all'intersezione tra robotica e intelligenza artificiale. Cioè, non è importante il fatto di seguire la tesi aristotelica o la tesi, diciamo, di Anassagora, cioè più importante il corpo e più importante la mente, ma in realtà quello che è importante è la capacità di andare a coordinare le azioni sensomotorie in maniera intelligente. Alla fine questa è veramente, a mio avviso, l'essenza della robotica. Ecco, allora, Fabio Puglia, intelligenza artificiale e robotica, due mondi separati o due facce della stessa medaglia? Voi che avete sviluppato un robot cognitivo e avete fatto tutto all'interno, quindi sia la parte meccanica che la parte dell'intelligenza, come vedete questa situazione? C'è una parte più importante dell'altra o entrambe hanno lo stesso valore? No, sono entrambe devono lavorare a un obiettivo comune. Poi, da un punto di vista più di carattere generale, dobbiamo decidere in che mondo vogliamo vivere. Siamo degli esseri biologici, abbiamo un mondo che noi chiamiamo concreto, rispetto al quale noi interagiamo quotidianamente. Quindi, fin tanto che apparteniamo a questo tipo di realtà, i due livelli devono collaborare in maniera efficiente. Questo è il percorso, dove tra l'altro l'astrazione che spesso si affida al digitale in questo tipo di interazione in qualche modo viene meno. Cioè, nel momento in cui noi andiamo a creare degli algoritmi di machine learning, di deep learning, che poi dobbiamo andare a portare a campo attraverso la robotica, costringiamo a riaffondare le radici nella concretezza della nostra realtà quotidiana a tutti quei sistemi che in qualche modo definiamo digitali ed astratti e che invece devono poi mettersi a servizio della realtà concreta. Cioè, questi sistemi che noi abbiamo creato, che in qualche modo vanno a replicare le logiche con cui noi ci confrontiamo e interagiamo con gli spazi intorno a noi, devono acquisire le inesattezze, le imprecisioni, l'entropia del mondo nel quale noi viviamo ed essere in grado di rielaborarlo per restituirlo con una chiave di lettura ottimizzata e lineare al robot che poi lo va a attuare. Questo è, secondo me, un meccanismo interessante. Cioè, noi abbiamo una visione del digitale come un mondo estremamente astratto e quasi idealistico, mentre in realtà la forza dell'approccio che noi stiamo dando a questo tipo di AI, che deriva però dall'esperienza, che quindi è parallelo a quello che noi viviamo e attuiamo quotidianamente, è la capacità del sistema digitale, quindi astratto, di comprendere e analizzare l'entropia del nostro sistema concreto e reale, per poi dare in output una chiave di lettura che la robotica riesce in maniera efficace, attuata, a rendere fruibile nella realtà quotidiana. Questo è il senso. Spesso, secondo me, noi abbiamo una visione dell'algoritmo come di qualcosa che possa vivere in maniera a sé stante e si sostituisca alla nostra realtà. No, vive soltanto tramite gli input che arrivano dalla realtà e il suo output è la capacità di renderlo compliant con la nostra realtà stessa. Quindi parte dal nostro vissuto reale, va nel digitale e torna ad avere un output nel nostro mondo concreto. Quello che succede in tutti i sistemi di sensoristica, sensor fusion, è proprio questo, cioè la capacità di creare delle piattaforme, noi molto abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare su questo, che siano in grado di interpretare i dati della realtà e siano in grado di elaborare un output coerente.
Questa è la grossa forza, tant'è vero che noi nelle definizioni di Oversonic ci definiamo una software house, il che è piuttosto unusual rispetto a una società che sostanzialmente produce poi operativamente un robot in carne ed ossa, diciamo, in bulloni e barre di alluminio. E quindi sono, diciamo, dei temi che si vanno a intersecare, ma che hanno poi come input e output sempre la realtà che ci sta intorno e che non devono vivere, come dire, del misunderstanding, per cui la realtà dell'algoritmo è qualcosa di astratto. Questo è un punto importante. Accaduto di questo, poi c'è tutto quello che ti permette il mondo dell'intelligenza artificiale a livello di controllo, perché secondo me la grande frontiera dei prossimi anni è legata ai nuovi materiali, soprattutto quelli soffici, correttamente diceva Bruno, quindi tutto il mondo della soft robotics che parte dall'end effector e pian pianino risale, no? Perché questo è il processo che si sta attuando e porta con sé tutta la sensoristica. Ma perché lo fa in questo modo? Perché noi dobbiamo essere in grado di controllarlo. Se noi non fossimo in grado di fin tanto che noi non saremmo in grado di controllarlo, questo è un puro esercizio di stile. Quindi il tema che diventa poi strategico nello sviluppo di queste tecnologie è la capacità di controllare dei sistemi che non sono più dei sistemi, come dire, tipicamente rigidi, ma che portano in sé delle cedevolezze, dei blending, eccetera. Ancora una volta, allenando degli algoritmi e quindi delle reti ad avere a che fare con la realtà concreta. Quindi nel momento in cui dimentichiamo, diciamo, una dicotomia tra i due mondi, ma li rendiamo operativamente al servizio l'uno dell'altro, allora a questo punto poi si fa un percorso di sviluppo, ed è quello su cui noi stiamo lavorando molto e dove il controllo, e qui la grande collaborazione con Bruno, diventa un attore fondamentale per poter creare delle robotiche che siano realmente operative e che possano quindi traguardare una loro presenza nella quotidianità nostra, industriale, riabilitativa, eccetera, eccetera. Grazie, ecco, sono emersi tutta la serie di concetti che ho ritrovato in tanti altri robotici italiani, cioè l'idea che queste macchine, l'insieme di queste tecnologie debba essere al servizio dell'uomo, in cui l'uomo è al centro. Questa mi sembra la costante della robotica italiana, tra l'altro confortata dal fatto che la nostra robotica sta andando veramente bene. Prima Bruno Siciliano parlava non solo dei ricercatori o degli sviluppatori di robot, ma anche dei system integrator. Siamo reduci da 2 anni in cui i dati industriali ci dicono che la robotica italiana è cresciuta come nessun altro nel mondo, nel 2021 addirittura più 65% installazioni, il paese più in crescita, con il trend più in crescita del mondo, più della Cina, più di ogni altro. E quindi, con tutte queste cose che ho detto, vi faccio un'ultima domanda con una risposta flash: ma perché i robotici italiani sono così bravi? Qual è il loro segreto? Perché hanno una base teorica alle spalle, culturale. Quando tu parli con un robotico italiano, soprattutto chi ci sta insegnando la robotica, e quindi noi poi cerchiamo di partecipare, di avere lo stesso tipo di approccio, parliamo con persone che hanno una cultura legata alla robotica. Ecco, noi abbiamo la cultura legata alla robotica, non è soltanto un tema di nozioni, di conoscenze spicciole e operative, ma è un tema culturale e questo ci porta lontano. Io sposo pienamente questo, tant'è vero che per certi versi chi ha fatto gli studi liceali classici, poi in ingegneria e robotica, questa è la mia esperienza da docente, potrebbe addirittura avere una marcia in più. Perché se noi siamo passati attraverso 2000 anni di storia con il Medioevo, il Rinascimento, questo lo si percepisce nel settore della robotica. Io da italiano e da napoletano vivo molto questo, nel senso che il sogno della robotica è emulare le caratteristiche dell'uomo, l'umanità che c'è in Italia. E io da napoletano, quello che vivo a Napoli, c'è questo effetto indiretto di cui noi probabilmente non siamo neanche perfettamente consci,
che ispira. Perché? Perché l'italiano è un essere che si sa adattare a tutte le condizioni. Perché i creativi sono italiani nel campo della moda e tante altre, diciamo, dell'innovazione? Proprio perché? Perché abbiamo un'attitudine naturale a adattarci a tutte le condizioni. Da napoletano io chiudo con una definizione che ho dato della mia città, della società, dell'ambiente e nello spaccato umano nel quale sono cresciuto. Napoli, e per certi versi questa definizione la si può anche applicare all'Italia, Napoli è una città che allena la complessità e ispira alla creatività. Questo lo si può dire anche dell'Italia per certi versi, e di storia passata io, diciamo, non sapevo che il mio destino era fare il ricercatore di robotica, però col senno di poi a 63 anni posso dire che grazie a Napoli, grazie all'Italia. Perché? Perché il fatto di osservare, il fatto di, diciamo, di crescere, di passare attraverso una serie di situazioni complesse, in effetti ha ispirato la mia creatività, e a livello subconscio io penso di aver riversato in quello che ho fatto, in quello che io ho dato al mio gruppo di ricerca e anche alla comunità scientifica, molto di quello che è derivata dalle strade, dalle persone, dalla umanità con le quali io poi sono cresciuto. Insomma, se io me ne fossi andato in America, fossi uno dei cervelli in fuga, probabilmente non avrei stimolato, non avrei sviluppato questa caratteristica che ho travasato nel fare ricerca e nel continuare a sognare. Bene, grazie professor Cigliano e a Fabio in Puglia per le loro preziose testimonianze.